Non voglio sottrarre altro tempo ai relatori perché hanno tutti tempi serratissimi e allora io darei innanzitutto la parola al presidente Giovanni Tria, chiamo sempre presidente perché sei stato presidente, l'ho conosciuto come presidente di questa scuola, e a cui do la parola. Il professor Tria lo conoscete tutti, ma prima ancora di essere ministro è stato professore ordinario di economia politica. È stato nel CDA dell'OIL e ha avuto tantissimi incarichi di assoluto spessore, e l'occasione che me lo ha fatto conoscere è stata proprio questa scuola. Lui come presidente entrò e volle rinnovare il parco docenti e mi onorò di questa chiamata, da qui è nata la nostra amicizia. La tua esperienza, Giovanni, da uomo che ha gestito l'amministrazione ed è stato anche ministro. Prego. Ma oltre che convegni, anche interventi iniziano in genere con i ringraziamenti. E quindi ringrazio innanzitutto il presidente Battini, perché venire qui alla SNA è sempre per me un piacere. Io l'ho detto altre volte, questo è rimasto il luogo del cuore per me. E quindi sono felice di essere qui. E ringrazio poi anche l'amico Vito Tenore per avermi invitato a presentare non solo la sua opera ma anche l'altra opera che si discute oggi. È ormai quasi una tradizione di questa mia partecipazione alle presentazioni dei volumi di Vito Tenore, che mi ha onorato anche per la seconda volta, non mi ricordo la terza, la seconda volta di ospitare la presentazione della sua opera. Che è qui presente. Io penso che ormai sia quasi un problema scaramantico. In fondo Vito Tenore è un uomo del sud e quindi ci tiene, dato che le sue opere hanno successo, a ripetere l'invito, ma di cui io sono molto, molto contento. E che ovviamente ho l'onore anche di presentare l'altra opera che qui viene presentata, quella Lavoro Pubblico, di Amoroso, di Cervo, Fiorillo e Maresca. Ora, dico io con piena convinzione, e lo voglio dire proprio riferendomi alle due opere, che non si può non riconoscere e non si può non rimanere ammirati per le due opere, per l'opera immane che queste opere rappresentano, che hanno l'obiettivo appunto di raccogliere in modo sistematico la complessa macchina normativa che disciplina il rapporto pubblico, il rapporto di lavoro contrattualizzato in particolare. Ora, come viene specificato in una delle due presentazioni, l'altra, non cito me stesso ovviamente, la tecnica legislativa che caratterizza l'impiego pubblico centralizzato, con una notevole pluralità di testi normativi e di disposizioni non organicamente raccolte, e aggiungo io in continuo mutamento, è un compito che richiede un grande lavoro di ricognizione che presenta aspetti addirittura sperimentali. Allora, io ho provato, come mi capita quando presento dei libri di cui non sono un tecnico, non sono uno studioso specifico, poi di leggere random alcune pagine, e ho trovato entrambi i volumi di estrema chiarezza espositiva, anche a non al non giurista, sono un economista come è noto. Ora, però voglio dire che se l'ammirazione veramente per gli autori va manifestata senza reticenze, e se è chiara quindi l'utilità estrema, il valore di queste opere di sistematizzazione della molteplicità delle fonti e l'esplicitazione anche delle incertezze interpretative che a loro volta mettono in moto azioni giurisdizionali, che mettono in moto quindi pronunce giurisprudenziali, che divengono nuova fonte normativa a loro volta, interpretativa, comprese le pronunce appunto della Corte Costituzionale. Beh, se tutto ciò, ripeto,
desta ammirazione, mi si consente di dire che desta anche un grande sconcerto. Sconcerto perché la sola vista della mole di queste opere, ma anche la lettura appunto random di alcune le pagine, pur molto chiare, e forse proprio per questo, non possono non suscitare il dubbio che mai in questo quadro giuridico la pubblica amministrazione italiana, seppur formata nella sua maggioranza da funzionari e dirigenti di alto spessore e di alto valore, mai questa pubblica amministrazione potrà mai funzionare nel modo in cui molta pubblicistica e l'opinione pubblica si aspetta. Direi anzi che è un miracolo quel che l'impiego pubblico, che il settore pubblico eroicamente riesce a fare. Richiamerei la famosa storia del paradosso del calabrone che eppure vola. E allora mi chiedo, e chiedo a una platea di giuristi, di insigni giuristi, che operano sia nell'Accademia, ma nella magistratura, nell'insegnamento, nell'avvocatura, una platea qui di decision makers, di policy makers, di legislatori, se tutto ciò sia ineluttabile e se accanto al doveroso sforzo di produrre questi testi, che secondo me rappresentano una specie di insostituibile scialuppa di salvataggio per coloro che debbono muoversi nell'ambito del pubblico impiego. Scialuppa di salvataggio che è anche compito svolto bene dalla scuola di tenere in mare, a disposizione di coloro che ci si devono in qualche modo aggrappare. Scialuppe di salvataggio che servono a dare un po' conforto a chi rischia di annaspare nella palude o tra i marosi. Accanto, dicevo, a questo eroico sforzo che chiamerei da protezione civile, non ci sia anche il caso di aiutare a prosciugare la palude e far sì che regole poche, chiare, riportino trasparenza nel pubblico impiego, sicurezza per chi vi opera, libertà dalla paura. Ricordiamoci, la libertà dalla paura è una libertà fondamentale. E intendo dire libertà dalla paura dell'errore, in modo che non accada che, non dico quasi sempre, ma troppo spesso, ogni azione amministrativa, quasi per reazione automatica e compulsiva, trovi il suo ricorso, il suo dubbio, il suo alt. In una situazione poi che determina la classica eterogenesi dei fini, per cui il diritto in tal modo viene molto spesso e più facilmente calpestato, in attesa che qualche giurisdizione, ma ineluttabilmente a tempo debito, metta rimedio. E allora in questa situazione io veramente ritengo che sia un'opera meritoria la protezione civile dei dipendenti pubblici. E io, anche se non ho più forse alcun titolo, certamente non ho titoli governativi, ma insomma, vorrei terminare con un appello alla professione dei giuristi. Abbiate pietà dell'Italia. Solo voi potete farlo. Ricordo le parole di un grande giurista, Natalino Irti, che mi è capitato di ascoltare anni fa, quando appunto, essendo presidente della scuola di amministrazione, frequentavo anche i convegni dei giuristi. Lui faceva notare che i giuristi, lui era contro l'ossessione delle riforme, ritorna il tema, i giuristi, affermava, considerano ogni norma non come una legge vigente, una legge presente, ma come materiale su cui lavorare per un suo cambiamento,
Di cui il cambiamento continuo, le riforme continue, sempre incompiute, ma soprattutto mai avviate. E nuove riforme che partono e vengono concepite appunto per questo lavorio senza l'adeguata sperimentazione delle precedenti riforme. E di cui anche quell'incertezza che diviene razionale paralisi da parte della pubblica amministrazione. Razionale paralisi perché è una reazione della pubblica amministrazione che razionalmente stenta a cambiare di fronte a questa storia. Ora, ho sentito con viva soddisfazione le parole del Ministro che si propone di non avviare nuove riforme. Voglio correggere l'amico Vito Tenore che ha detto che tutti i precedenti ministri hanno avviato riforme. Mi pare che il qui presente ex ministro Patroni Griffi non avviò riforme. Mi ricordo che lui dichiarò che avrebbe fatto il fine tuning o cose del genere. Non mi ricordo le parole esatte. E quindi io vorrei concludere dicendo che poiché gli economisti sono convinto ormai, anche nella mia esperienza, non solo di presidente della scuola, ma soprattutto di governo come ministro dell'economia, che gli economisti non possono salvare l'Italia. I giuristi forse sì. Mettetevi una mano sulla coscienza.